Ciao a tutti poracci, come prosegue questa quarantena? Immagino che molti utenti PS4 possano essere rimasti freddini di fronte all'offerta di questo mese per il PlayStation Plus, quindi ho pensato che vi potrebbe tornare utile un bel video con qualche consiglio per gli acquisti. Infatti, se il vostro concetto di divertimento non si sposa più di tanto con i city builder e i simulatori di zappate alla terra, dovreste assolutamente prendere in considerazione gli sconti tematici a tutto Giappone presenti in questo periodo sul PlayStation Store. Tra gli oltre 300 prodotti in saldo all'interno della promozione ci sono delle vere chicche di game design giapponese al 100%, titoli che definire esagerati e fuori di testa, se non addirittura imbarazzanti, è semplicemente riduttivo. Più che consigliarvi di recuperare le serie famose in sconto, come Devil May Cry, Resident Evil, Final Fantasy e Yakuza, ho deciso di proporvi 5 titoli meno noti, imperfetti, di sicuro non capolavori, ma tutti permeati da quel fattore what the fuck, che li rende a mio avviso dei giochi da provare assolutamente, soprattutto se tirati via per 2 lire. Quindi se siete dei fan del bizzarro Made in Japan, mettetevi comodi, prendete carta e penna e segnatevi i titoli che sto per dirvi. Prima però mettete like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Partiamo! Il termine bizzarro, come avrete intuito dalla scelta della copertina, non è spuntato fuori a caso. Infatti il primo gioco che secondo me dovreste recuperare è Le bizzarre avventure di JoJo, Eyes of Heaven, o si dice JoJo? Non lo so, mai capito. Innanzitutto perché il titolo sviluppato da CyberConnect 2 nel 2016 non è un gioco così facile da reperire e la sua versione fisica raggiunge quotazioni interessanti nei vari shop online e quindi la possibilità di accaparrarselo per soli 9,99 è già un bel vantaggio. In più, se siete fan della creazione di Hirohiko Araki, beh, questo è semplicemente il paradiso del fanservice. La trama, scritta proprio dall'autore originale, si colloca alla fine della terza serie in una timeline alternativa, dove i protagonisti, dopo aver sconfitto Dio Brando, si ritrovano a viaggiare nello spazio e nel tempo, e anche in degli universi paralleli, per fermare nuovamente Dio e il suo scagnozzo Enrico Pucci, e per farlo entreranno in contatto con tutti gli altri protagonisti del manga fino all'ottava parte. Quindi la trama di Eyes of Heaven, per la gioia dei fan, è un pretesto per una mega reunion di storyline che difficilmente si sarebbero mai incontrate. Il gioco certo non brilla per un gameplay stellare, mutuato molto dalla serie Naruto Ultimate Ninja. Abbiamo un'arena brawler 2 contro 2, sostanzialmente un picchiaduro, dove gli stage sono delle vaste zone esplorabili che si rifanno agli scenari iconici della serie. Il sistema di combattimento presenta una buona profondità, ma spesso è eccessivamente confusionario e meccaniche tag team avanzate come le dual combo e le dual hit attacks servono solo per dar via delle cutscene a dir poco spettacolari. Infatti, se al giocatore è permesso di formare a piacimento il proprio duo da schierare in battaglia, solo con determinate combinazioni di personaggi si potrà dare il via degli attacchi specifici che rimandano alla serie. Come se non bastasse, c'è un negozio dove spendere i JoJo Points accumulati ed è pieno zeppo di collezionabili, come costumi alternativi, nuove pose per i personaggi, tracce musicali, effetti sonori e chi più ne ha ne metta. Insomma, se siete fan delle bizzarre avventure di JoJo, ma chi non lo è dopo tutto, non potrete che apprezzare Eyes of Heaven. Rallentiamo un po' il ritmo con uno dei generi più in voga tra il pubblico giapponese, che però da noi non ha mai attecchito, la visual novel. Lo so, per noi occidentali è difficile scendere a patti con i romanzi interattivi, per questo ho scelto forse uno degli esperimenti più atipici, 428 Shibuya Scramble, un gioco uscito originariamente per Wii nel 2008 solo sul territorio giapponese, che piacque così tanto alla critica da beccarsi il perfect score, 40 su 40, su Famitsu, una vera istituzione nel campo delle riviste videoludiche. Rimasterizzato nel 2018 per PS4 e PC, grazie a questa versione anche noi occidentali possiamo scoprire cosa c'è di così particolare in questa avventura grafica. La trama vede l'avvicendarsi di 5 protagonisti, ognuno con la sua storyline, che rimangono imbischiati in un rapimento avvenuto nel celebre incrocio di Shibuya. Pur rimanendo nel suo cuore un'esperienza legata fortemente alla lettura del testo, Shibuya Scramble presenta un'interfaccia dinamica, caratterizzata da foto reali, immagini in movimento e link ipertestuali che annullano la sensazione di staticità. La trama matura è raccontata in modo non lineare, ma la cosa più interessante di tutte, e difficilmente spiegabile a parole, è che le 5 narrative sono fortemente interconnesse tra di loro, ed ogni scelta effettuata andrà ad influenzare enormemente lo svolgimento delle altre 4 trame. L'obiettivo è quello di creare una prospettiva che riesca a rendere coerente i 5 punti di vista, per poter sviluppare la trama generale, dando veramente al giocatore la sensazione che le sue decisioni abbiano delle ripercussioni reali.
Immaginatelo insomma come una sorta di antesignano di film interattivi come Detroit Become Human e gli esperimenti della Telltale. Vi accorgerete che Shibuya Scramble è molto più vicino alle vostre corde di quanto possiate immaginare. Ok, giuro, basta con i libri, anche se ero tentatissimo di proporvi le seminali opere di Goichi Suda, ma in questo video preferisco non uccidere definitivamente il mio pubblico. Quindi torniamo sull'azione dura e pura con uno dei rappresentanti per eccellenza dell'ignoranza giapponese, Earth Defense Force. Ci sono 3 capitoli della serie in sconto, in questo caso vi consiglio il meno recente, il quarto, a soli 5,99€. Si tratta di una versione rimasterizzata di un gioco uscito originariamente su PS3 e Xbox 360 ed incarna l'essenza della serie nata su PS2. Se la struttura ludica di Shibuya Scramble era così complessa da risultare impossibile da spiegare senza giocarla, con EDF siamo fortunatamente su un altro pianeta, un pianeta fatto di insetti giganti, robot e armi con cui abbattere qualsiasi cosa. Un action shooter in terza persona dove ci sarà richiesto di sparare un'infinità di nemici senza farsi troppi problemi, grazie a dei controlli fluidi, circa 800 armi che andranno a comporre il nostro arsenale, di cui ne potremo portare solo 2 a missione, e 4 classi di soldati differenti tra cui scegliere, il divertimento è praticamente infinito. Scatenare la distruzione più totale mentre si cerca di difendere una città da un'invasione aliena è quanto di meglio possa chiedere un giocatore. Anzi, sapete cosa c'è di meglio? Beh, la modalità co-op, il vero fiore all'occhiello della serie EDF. Disponibile per 2 giocatori in split screen locale e fino a 4 online, il multiplayer del gioco aggiunge quel tocco in più che rende un gioco divertente un capolavoro esilarante a basso budget. Se non avete mai provato la formula di Earth Defense Force, questo quarto capitolo, ovvero il 4.1, Shadow of New Despair, è un ottimo biglietto d'ingresso. Menzione obbligatoria per Strider, il reboot dello storico arcade hack and slash uscito nel 1989. Per soli 3€ potrete prendere un titolo che unisce sapientemente l'action adventure bidimensionale all'hack and slash moderno all'interno di una struttura derivata dall'impostazione tipica dei Metroidvania. Immaginatevi insomma un Metroid che oltre all'esplorazione e al backtracking pone un forte accento sul combattimento e sulla fluidità di movimento. Il senso di progressione è scandito dall'acquisizione di nuove abilità che non solo facilitano l'esplorazione ma forniscono a Strider Hiryu, il protagonista, nuove tattiche letali con cui abbattere i suoi nemici. Il motore grafico forse è l'unico aspetto a non essere invecchiato nel migliore dei modi, ma per il resto ci troviamo di fronte a un gioco ancora oggi godibilissimo, nonostante siano passati 6 anni dalla sua pubblicazione. E per finire, avete presente quando vi ho chiesto cosa ci può essere di meglio che sparare un'infinità di insetti giganti mentre si distruggono città intere? Beh, semplice, affettare zombie al comando di vampiresse maggiorate in bikini. Se il trash fosse un videogioco, beh, allora la sua incarnazione più corretta non potrebbe che essere un episodio della serie Onechanbara, l'apice della produzione Tamsoft sotto l'etichetta Simple Series, vero indice di divertimento a basso budget. Nata originariamente su PS2, la serie, nonostante livelli qualitativi non altissimi, ha raggiunto in Giappone un discreto successo, chissà perché. Tanto da ricevere anche un adattamento cinematografico. Qui in Occidente sono usciti pochi episodi, tra cui l'ultimo pubblicato che vi consiglio assolutamente, Onechanbara Zito Chaos. Ora, le immagini le state vedendo, c'è veramente bisogno che vi spieghi cosa bisogna fare e quali siano le evidenti qualità del titolo? Cercando di essere il più descrittivi possibili, senza sfociare nella pornografia, Zito Chaos è solo uno di quei giochi tremendamente imbarazzanti da vedere, ma sotto sotto, molto in fondo, tolta l'estetica da B-movie hentai, c'è un gameplay abbastanza vario e stratificato da risultare anche piacevole da giocare. Non aggiungo altro, se non quanto riportato dalla bellissima descrizione del titolo presente sullo store. Onechanbara Zito Chaos è l'ultimo capitolo della serie. 2 coppie di prosperose sorelle vampire si battono per oltre una dozzina di livelli in combattimenti di spada dinamici e in tempo reale. Combatti l'invasione da raccapriccianti dettagli, a volte mutandoti in un demone per brevi aumenti di potere e velocità. Capito, no? Poi, se avete voglia, potrete anche scaricare DLC aggiuntivi per rendere tutto ancora più imbarazzante. Veramente al top! Bene ragazzi, e con questo finiscono i miei suggerimenti. Che ne pensate? Conoscevate questi giochi un po' di nicchia? Pensate di acquistarli o avete altro da consigliare? Vi aspetto nei commenti. Intanto lasciate like e iscrivetevi al canale. Io sono il Poro Michele, senza uno yen. Ciao!